Salve a tutti, vediamo una moltiplicazione di frazioni algebriche dove dobbiamo fare prima la fattorizzazione. Ecco, questo è l'esempio. Qui abbiamo la differenza di due cubi. Se ricordate come si fa, prendiamo x meno 2 che moltiplica il quadrato di questo, poi il segno cambiato, x per 2 è 2x. E poi il quadrato del secondo più 4. Allora, questo è il trinomio si scompone secondo la regola che dobbiamo cercare due numeri A e B, in modo che A per B è 6 e A più B è 5. Si riesce in questo caso a fare a mente, i numeri che cerchiamo sono 2 e 3, 2 per 3 fa 6, 2 più 3 fa 5 e quindi questo si scompone come x più 2 per x più 3. Allora, x più 3 già di primo grado non si può scomporre e poi se voi provate a usare la stessa regola con questo, stessa regola che ho usato per scomporre questo, la provate a usare con questo, vedete che non ci riuscite. Non tutti i termini di secondo grado si riescono a scomporre, ma a parte questo, noi possiamo notare, state attenti quando succede questo, che questo termine è uguale a questo, quindi lo ricopiamo perché tanto si semplificherà. In ogni caso non si può scomporre, perché se no l'avremmo potuto scomporre già qui all'inizio, abbiamo usato la regola della differenza di due cubi. Ok, allora adesso possiamo fare le semplificazioni. Questo va via con questo va via con questo, e cosa ci rimane? Guardate, sopra è x meno 2 e sotto è x più 2. Quindi abbiamo ottenuto questo, abbiamo fatto. Per favore, mettete un mi piace e iscrivetevi. Grazie.